Salve ragazzi, buona giornata a tutti, Andrea Bruno che vi parla. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento importantissimo, un argomento di grandissima attualità. Parleremo della riforma delle pensioni che è avvenuta giusto oggi in Inghilterra. Riforma che, guarda caso, ma non è una casualità, è esattamente la stessa riforma che aveva proposto poc'anzi Domine Dio, alias Patrizio Calzolai, in una delle nostre puntate precedenti. Lui aveva già accennato a questo tipo di riforma, consigliando di adottarla per l'Italia. Questo tipo di riforma consiste di mettere un tetto alle pensioni molto accentuato. Perché questo? Perché è chiaro, se uno vuole arricchirsi, vuole vivere in maniera agiata, lo può fare ingrassandosi, arraffando il più possibile durante la giovinezza. Cosa mi rappresenta a me una mummia che magari è stata lì raccomandata, seduta in un suo cabinetto, in un suo bureau, come funzionario di Stato per decenni a scaldare una poltrona per un posto di raccomandazione dove magari quel ruolo lì era anche superso? Cosa mi rappresenta a me questa mummia che prende 15, 20, 30, 40, 50 mila al mese? Non mi rappresenta assolutamente niente. Mentre mi rappresenta qualche cosa di veramente significativo, uno Stato sociale in grado di garantire il minimo indispensabile alla gente che purtroppo non ha un lavoro, non trova un lavoro, oppure la gente che perversa in uno stato di invalidità, in uno stato di malattia permanente, o gente comunque che ha lavorato una vita, purtroppo perde il lavoro anche vista la precarietà della nostra economia ultimamente. Può succedere che qualcuno perda un lavoro, è giusto garantire un minimo di stato sociale a tutti quanti. Mentre invece, questo a mio modo di vedere, ma anche Patrizio la pensa esattamente come me, non è giusto dare delle pensioni d'oro a nessuno, perché è chiaro, se uno voleva arricchirsi, ma perché non l'ha fatto quando era giovane? Se uno voleva prendere avere più degli altri, poteva rubare quando era giovane, se non lo beccava nessuno si arricchiva così, la faceva franca così, e poteva vivere in maniera agiata avendo più degli altri. Ma cosa mi rappresenta a me un pensionato che prende 3, 4, 5 mila euro al mese quando c'è gente che va a frugare nei cassonetti della spazzatura? Non mi rappresenta assolutamente niente. Questa gente qui è gente che deve scomparire. In Inghilterra, a quanto pare, anche per ragioni storiche e culturali, questa gente qui sta veramente per scomparire, diciamo che è già scomparsa. Però l'Inghilterra, per ragioni storiche, è un paese che garantisce uno stato sociale di altissimo livello, soprattutto ai giovani, perché noi sappiamo che l'Inghilterra è un paese dove i giovani sono composti, noi sappiamo che per esempio le ragazze in Inghilterra si sposano giovanissime, 13-14 anni, hanno già un figlio, ne hanno due arrivate a 18 anni e così via. Perché questo? Perché loro procreano, perché essenzialmente lo Stato inglese gli garantisce un certo introito ogni mese e un tetto sopra la testa, per cui questo minimo garantito fa sì che nascano dei nuovi nascituri che nel caso dell'Italia potrebbe essere il nostro futuro, la nuova forza di lavoro. L'Italia, noi sappiamo che sta diventando un paese di vecchi, mentre invece l'Italia con questo l'Inghilterra con questo stato sociale, secondo le statistiche, è il paese con più giovani d'Europa. E questo un po' mi ricollego anche al dato statistico, perché è importante mettere l'accento sul fatto che se i giovani non hanno niente, non hanno neanche un futuro, non può adesso un giovane in Italia che fa fatica a trovare lavoro far famiglia, fare figli e pensare al suo futuro. Il giovane di oggi in Italia, non avendo garantito un minimo di nulla, l'unica cosa che può fare è magari starsene a casa con i genitori. Perché? Perché mentre lui non ha garantito nulla, magari il genitore, il papà o la mamma, è uno di quelli che prende a sbaffo 3-4 mila euro di pensione al mese. Ecco, questo è un po' il ragionamento. Adesso passo la parola al nostro ospite di quest'oggi, Patrizio, esperto in materia, e chiedo a lui, Patrizio, te come vedi questa riforma? Questa riforma, dal mio parere personale, ricalca esattamente ciò che tu avevi proposto 2-3 settimane fa. Sembra quasi che stiano ad ascoltare i tuoi consigli. Io penso che ti stiano anche ad ascoltare, perché visto che poi tu so che sono paesi che tu frequenti, paesi che ci hai vissuto, diciamo anche te in qualità di esperto in materia previdenziale e assistenziale, sono anche materie che tu hai avuto modo di approfondire e diffondere anche quelle che sono le tue opinioni personali. Patrizio, allora a te la parola. Sì, esatto, la riforma si basa, che hanno approvato adesso gli inglesi, in una questione semplice, ovvero sia, si dice che tu vai in pensione a 67 anni, se hai 35 anni, almeno 35 anni di contributi, tu prendi al massimo l'equivalente di 188 sterline a settimana, che sono, significa che a livello mensile tu arrivi a 1000 euro al mese. Se hai preso, naturalmente, lavorato meno anni, tu naturalmente hai una riduzione in base al numero degli anni in cui hai lavorato, prorata. Però la cosa che è interessante è che se tu hai fatto il politico, se tu hai fatto il medico, se tu hai fatto il commerciante o se tu hai fatto lo spazzino, tu prendi esattamente uguale. Ma non c'è il pericolo
quello che mettiamo il cosiddetto direttore di banca, il direttore amministrativo della ipotetica Monte dei Paschi di Siena inglese, che ha raffato, ha nascosto in Svizzera, ha preso a man bassa più non posso, dice: ma come, io che ero direttore di banca vivevo prima in maniera agiata a man bassa e a me non mi sta bene che io prendo quanto lo spazzino, non c'è rischio che si... No, è una questione di filosofia, lì non senti discorsi. Io quando ho proposto la riforma in Italia, innanzitutto a me mi hanno dato del comunista, tanto per intenderci, quando io non sono mai stato storicamente un comunista, anzi questo di questo il fatto che sia, diciamo, il più anticomunista dei paesi, l'Inghilterra, averla proposta già dimostra quanto siano pretestuose le accuse che mi siano state fatte da membri politici italiani nei miei confronti verso questa riforma da me proposta. Secondo voi in Inghilterra c'è la mentalità capitalista, quella sì, nel senso positivo del termine, in cui si dice: benissimo, io ti tutelo un tenore di vita comune per tutti, e se tu vuoi di più, i soldi da giovane prendi, vai a un fondo pensione, cerchi di darti da fare quando sei giovane per farti i soldi, cerchi di pagare i soldi a un fondo pensione, a una polizza vita, cazzi vari, e via, perché non è un mio problema, io garantisco quello stato minimo di sussistenza in cui tu puoi vivere tranquillamente, puoi mangiare e dormire senza tanti e grossi problemi, e anzi, una volta che tu ti posso dire garantito questo, a me non mi interessa più niente. Possiamo dire nel nostro caso, visto che l'Italia fa parte della cintola del pellegrino, ovvero la fascia sud dell'Europa, possiamo dire che se l'uomo italico, l'uomo greco o turco vuole vivere in maniera agiata, secondo la mentalità del sud dell'Europa, deve fare un po' il furbetto, umma umma, a raffa, come si dice, accio ad arraffa, accia piglia per sta bene. Sì, esatto, cioè accia piglia per sta bene. Come... Se uno vuole diventare milionario, cioè chiaramente milionario lavorando, io e te lavorando non diventeremo mai milionario, ma nessuno lavorando diventerà mai milionario, perché per diventare milionario non devi lavorare ma devi arraffa. Allora, diciamo, per le popolazioni del sud, se uno vuole avere più degli altri deve andare a, come direbbe Cumpato Riddu, se tu vuoi guadagnare e stare meglio degli altri ti devi andare ad arrangiare. Esatto, quindi devi andare ad arrangiare. E così la riforma del sistema inglese paradossalmente risulta essere molto mediterranea, perché noi diciamo pure che il tetto anche che hanno imposto è l'equivalente di 1000 euro al mese. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai fatto lo spazzino, se tu hai fatto il politico, se tu hai fatto il dirigente d'azienda, se tu hai fatto il direttore del dipartimento, tu prendi in pensione dopo, all'età di 67 anni, con 35 anni di contributi, 1000 euro al mese. Anche se tu hai fatto il medico, tu prendi quello. Questo sistema avvantaggia, diciamo, decisamente le classi più deboli della popolazione. E se noi vediamo anche degli articoli, è stato quelle classi più deboli. Quindi diciamo che gli inglesi, rispetto anche alla mia proposta, sono andati oltre, perché io ho messo un tetto di 1500 euro al mese e loro hanno detto che questo tetto da me proposto era troppo alto, il tetto doveva essere 1000 euro al mese. Oh, sai cos'è che hanno detto? Che comunque loro 1500 in Italia non ti danno la casa, però loro sono 1000, più dopo ti danno l'alloggio, se non hai l'alloggio te lo pagano loro. Alla fin fine diciamo che tutto sommato, tirando le somme, il costo che tu gli accogli allo Stato è comunque sui 1500, perché loro ti pagano anche l'alloggio. Sì, no, infatti anche sui 1500. Comunque, diciamo, questa riforma è stata anche una risposta anche a una recente polemica che mi ha visto coinvolto con l'ex direttore del Dipartimento di Fisica dell'Università La Sapienza, che mi ha accusato di essere un comunista, di sognare un sistema che non esiste, e me l'ha fatto apertamente anche sul sito del Movimento 5 Stelle. Questa riforma è la dimostrazione che in realtà questo sistema da me proposto esiste, è ritenuto ottimo e si trova su uno Stato che non ha mai avuto nulla a che fare con l'idea socialista che è stato... Guarda che il professore, quando ti ha detto così, per cui parla ad personam, ovvero lui sa che di pensione prenderà molto di più di 1000 euro. Sì, no, ma questo, diciamo, stando già in pensione, la persona, diciamo, prende già 4000, ci sta prendendo già 4500 euro al mese di pensione. Quindi, però, diciamo, per andare a uno che ha lavorato tutta la vita, si presume un tetto dove stare ce l'ha, un buco dove infilarti ce l'hai, cosa ci devi fare di 4000 euro? Diciamo, anche tu ti vai a comprare la pagnotta, ma ok, ti compri la pagnotta, ma gli altri soldi dove le butti? Compri il giocattolino da regalare al bambino povero, però gli altri soldi dove le butti? Cioè vuoi praticamente morire con i soldi dentro il materasso? Sì, poi consideriamo anche che questo sistema che abbiamo attualmente in vigore in
in Italia genera criminalità, perché vediamo un po', ad esempio, un anziano che prende 5.000 euro del mese, diciamo, è sotto attacco di varie sgrillettate, scammer varie, perché? Perché noi sappiamo benissimo che in Italia si ha il diritto a avere come pensione di reversibilità il 60% della pensione, quindi significa che uno che prende 5.000 euro al mese, la moglie, si prende 3.000 euro al mese di reversibilità. E quindi ci troviamo tutti questi vecchiacci che hanno la badante ucraina che si vuole sposare il vecchiaccio perché sa che quando lui schiatta poi lei si prende la reversibilità del... Sì, ma non solo ucraina, abbiamo un badante di diverso tipo, possono essere addirittura anche italiane, perché comunque diciamo che sgrillettate diventano a quel punto un centro d'attrazione delle sgrillettate di tutta Europa, che a quel punto sanno che in Italia c'è questa legge, allora prendono il vecchio italiano rincoglionito con una bella pensione, e quindi succedono dei casi come in provincia di Caserta o come anche diciamo nell'entroterra razziale, dove le mogli protestano perché questi vecchi erano andati fuori di melone per queste giovincelle che arrivavano dall'est Europa o dal sud Italia o dall'estremo sud Italia, e quindi il vecchio perdeva assolutamente la brocca. Quindi diciamo questo non solo è anche un incentivo alla criminalità, perché poi guardiamo anche lo zingaro, diciamo lo zingaro in Italia appena sa che su quella casa ci vive un vecchio che prende 5-6.000 euro di pensione, un vecchio non ha nemmeno più diciamo i riflessi che può avere un giovane, un vecchio quindi diventerà immediatamente mira da parte degli zingari. E se diciamo tutta questa disparità sociale tra i giovani e i vecchi crea anche dei problemi, ma non solo i giovani, anche i vecchi, perché quando uno ha troppo è chiaro che dopo viene anche puntato da chi ha troppo poco, per cui si crea da un lato chi ha troppo poco incomincia a lavorare nel settore della criminalità, perché è chiaro, se non c'hai da mangiare cosa devi fare? O ti vai a prostituire o ti vai ad inventare e escogitare qualche cosa per poter mangiare la pagnotta anche te. Chi è che vai a prendere di mira? Vai a prendere di mira il vecchiaccio che magari sta troppo bene, che ha 4-5 mila euro di pensione al mese e lui non sa neanche dove spenderli onestamente quei soldi, perché cosa ci vai a fare con questi? Sono troppi? Per cui in questo momento qua, anche per dare un'idea figurativa al nostro caro e cortese radioascoltatore, l'Italia immaginatevela in questo modo qua: abbiamo una New York degli anni 30 in piena crisi, c'è il bambino povero che passeggia davanti alla vetrina di canditi, c'è questa bellissima vetrina di canditi, però i canditi sono dall'altra parte della vetrina, il bambino povero che è lì che 3 giorni che non mangia, c'ha la bava alla bocca, e lui prende, attacca, piccica il suo muso bavoso alla vetrina dei canditi, ed è lì che cadono tutte le bave sul vetro, tutte queste bave, e i canditi sono dall'altra parte della vetrina e non se li mangia nessuno, perché ormai c'è la crisi, per cui abbiamo in questo momento qui un'Italia divisa in due fasce. La fascia che possiamo dire che sta rubando, perché quando uno tira troppo a sé la coperta sociale non dando niente agli altri, è chiaro che quello si avvantaggia a discapito del restante della società. Abbiamo un lato di persone che rubano, chiaramente non stanno rubando con la pistola, è un rubare in maniera onesta, e dall'altra parte abbiamo gente che non hanno garantito nulla. Questi giovani qui di oggi non potranno mai avere una famiglia, non potranno mai avere dei bambini come avveniva ai nostri tempi. Questi giovani qui di oggi sono i cosiddetti, in italiano c'è una parola, si direbbe, questi giovani di oggi sono dei disgraziati, ecco, sono dei disgraziati, disgraziati della società, ovvero gente la quale si possono riciclare solamente nella illegalità, ma non hanno delle prospettive di sbocco, perché il lavoro non c'è, il lavoro non, e ci sarà sempre meno lavoro, perché al giorno d'oggi chiunque abbia un'azienda, un'attività, non va ad assumere tantissimo personale, cerca più che altro di automatizzare i processi. Oramai i computer stanno anche dentro i telefonini, sono computer piccolissimi che automatizzano dei lavori incredibili, per cui il lavoro andrà sempre calando, la produzione andrà sempre aumentando, perché tu automatizzi tutto, ti trovi delle fabbriche che producono all'infinito quantitative enormi di roba che non può comprare nessuno, e quindi tu ti trovi anche con una certa ingiustizia sociale, i giovani che non hanno lavoro. La mia proposta era anche quella di dividere, abbassare le ore lavorative e dare lavoro a tutti. Che senso ha adesso che tutti lavorano, chi lavora vuole lavorare 8 ore, lavora 4 ore e fai lavorare 4 ore anche a chi non ha un lavoro, per cui abbiamo una, in questo momento, una fascia di giovani che non hanno alcuna prospettiva, hanno i cosiddetti lavori santuari, i cosiddetti telefonisti o i centralinisti, call center, non so come li chiamano, no? E dall'altro lato invece abbiamo gente che sta bene e arraffa più di quanto gli spetterebbe di diritto. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione che in questo momento abbiamo in Italia, e a questo punto io chiedo un'opinione a Patrizio Calzolai. Patrizio, secondo te ritieni che prima o poi dal punto di vista costituzionale, oggi giravano anche delle voci che si ritiene non sia corretto dal punto di vista costituzionale abbassare le pensioni di chi già prende questi
queste pensioni qua d'oro. Ma te credi che riusciremo mai ad attuare la tua proposta? Anche perché, diciamo, sedute nelle camere del palazzo, non è che c'è solo l'M5S, il Movimento 5 Stelle, ci sono anche delle forze politiche che rappresentano la cosiddetta mummia che oramai è già in pensione, e quella lì è tutta gente che arrafferà pensioni incredibili. Si parla di pensioni che vanno dai 10 ai 30 mila euro al mese per gente 50, che ha, 60 ah, sì, per gente, sì, perché anche abbiamo anche gente che ha rivestito più ruoli, più incarichi molteplici. Noi abbiamo gente che ha maturato interessi incredibili in 5 anni di attività, che tante volte l'attività era proprio nulla perché non si facevano neanche vedere per il cosiddetto gettone di presenza, era solo una nomina, un incarico figurativo, perché tanti di questi qua prendono incarico, nomina politica per raccomandazione, ma poi tanti c'hanno già i cazzi loro da fare, c'hanno aziende, c'hanno attività di mandare avanti, per cui l'attività politica la espletano sì e no in maniera santuaria. Poi abbiamo anche tutti quelli della pubblica amministrazione, che quelli della pubblica amministrazione, come molti di voi già sapranno, chi ha i livelli di ruolo bassi è gente che sputa il sangue tutti i giorni, gente che si fa il culo, che magari in ufficio c'ha 100 pratiche da espletare tutti i giorni. Invece chi poi risiede nei ruoli dirigenziali sono tutti ruoli ed incarichi affidati dai cosiddetti rappresentanti di partito, ovvero sono tutti voti di scambio, sono tutti posti dati a favore, per cui quello che ipoteticamente era il direttore delle poste, della ASL, del salcavolo, quello lì chi è che era? Era uno più raccomandato degli altri, non perché per merito, ma per raccomandazione, perché magari figlio del politico, conoscente oppure intralazzato o di carriera politica anche lui, ha ottenuto un voto, ha ottenuto un posto, e questo posto qui di lavoro, che è già un'ingiustizia in per sé, perché cosa mi rappresenta a me un ufficio postale di un piccolo paesino che c'ha dentro quattro dirigenti statali che non fanno un cazzo, non mi rappresenta niente. Cosa mi rappresenta a me un dipendente di alto rango della pubblica amministrazione che prende 4, 5, 6 mila euro al mese di pensione, anche 10 mila, non mi rappresenta assolutamente niente, per cui dobbiamo toglierci dai coglioni questa gente. Allora la mia domanda è, Patrizio, secondo te, proprio sinceramente, in che modo possiamo toglierci dai coglioni questa gente? Secondo me, almeno personalmente, io sono ottimista, perché a causa anche delle condizioni che troviamo adesso e dei problemi che ci sono, saranno prima o poi costretti a ridurlo, perché a ridurre, dico, quelle che sono le pensioni e i emolumenti di queste persone. Perché? Perché oggettivamente parlando i soldi non ci sono solo per le pensioni basse, ma non ci sono maggior ragione per le pensioni alte. In base alla mia riforma, con il semplice detto, noi secco secco di 1500 euro al mese, noi secco secco recuperiamo fra tutti gli enti pensionistici 200 miliardi. Qualcuno mi dirà, ma tu metti sullo stesso piano i giornalisti e i commercialisti con uno che fa l'operaio? Sì, che cosa hanno fatto adesso gli inglesi? Hanno detto che le tre categorie, che un anno di lavoro è equivalente indipendentemente dalla cosa, dalla professione che fai. Gira che ti rigira, saremo costretti, perché oggettivamente parlando i soldi non ci sono, abbiamo i tedeschi che chiedono che rivolgono, quegli strozzini dei tedeschi che vogliono indietro i 400 miliardi che ci hanno prestato, assieme a loro ci abbiamo pure i francesi che rivolgono indietro altri 400 miliardi, e quindi questi soldi non possiamo continuare a prendere sempre da chi prende 250 o 300 euro al mese. Ma secondo te allora, diciamo che è fattibile che il cosiddetto Razzi di turno, Razzi della situazione, rinuncia alla pensione d'oro, anche lui si prende una pensione come un povero Cristo, come tutti gli altri? Cioè lui che rinunci, lui personalmente no, ma gira che ti rigira, ci arriverà sempre comunque qualcuno che gli dirà, o una presenza esterna, tipo quella che può essere un'eventuale troica del che si intende il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e un commissario bancario, che dica che queste pensioni vanno tagliate. Ho capito, questo... il commissario gli dice che le pensioni vanno tagliate, però Razzi e Scillipotti si oppongono. A quel punto lì cosa succede? A quel punto dico, no, noi non le tagliamo. A quel punto che succede? Succede che lo spread aumenta, non ci sono pure soldi, quindi cioè Razzi e lo Scillipotti di turno devono stare lì, perché se no non solo gli salta direttamente, non vedono nemmeno. Ma quelli cosa ne sanno? Che la riforma prevede. Ma quelli lo spread non ne sanno, quelli ti dicono, ma lo spread, ma noi. Ma a quel punto spread, una volta. Cazzi spente, ti dico, ma noi ci facciamo i cazzi nostri. Anche se si fanno i cazzi loro, quelli sarà arrivato a un certo punto che non ci sarà nessun'altra parte da tagliare, e quindi bisognerà tagliare lì, perché consideriamo pure che sono 2.000 miliardi il debito italiano, e parliamo di 2.000 miliardi, e quindi un taglio, un tetto, un'unificazione di tutti gli enti pensionistici e un tetto alle pensioni di 1.500 euro porterebbe la spesa pensionistica delle pensioni dal 17% del PIL al 7% del PIL, quindi significa che noi di botto ci troveremmo con una spesa per le pensioni che a metà. Questa riforma diventa col corso degli anni e col corso del tempo improcrastinabile, almeno che non ci sia una riduzione miracolosa del debito pubblico.
pubblico che, diciamo, gli serverebbe in calcio d'angolo, cosa che io non credo, perché per ridurre il rapporto debito pubblico-PIL l'Italia dovrebbe crescere, com'è la situazione attuale e come l'Italia, prima che possa crescere, passeranno sì e no 8-9 anni, forse anche 10. Deve esserci una carestia decimale, la popolazione scende da 60 a 15-20 milioni di abitanti, e allora magari dopo, certo, attualmente non abbiamo prospettive di crescere. Ma non c'è il rischio che il cosiddetto razzi di turno dice sì, va bene lo spread, il debito pubblico, però ci facciamo prestare, ci indebitiamo, emaniamo altri titoli di Stato, bot, ci indebitiamo ancora di più, tanto a me che cazzo me ne frega, poi tanto i debiti li ereditano i nostri nipoti, io sarò già morto, ormai io la mia età ce le ho, ho già i capelli bianchi, a me cazzo me ne frega. Ma ormai siamo arrivati al tempo limite, perché? Perché l'Italia ha perso quote di mercato e competitività da quanto è entrato nell'euro, e il debito pubblico è aumentato, il debito estero è aumentato, e siamo in una situazione come quella statunitense. L'unica differenza è che mentre gli Stati Uniti hanno una moneta che è riserva mondiale e quindi tutti hanno quella cartaccia che è il dollaro, e noi ci troviamo che invece l'euro non è nessuno, a un certo punto l'Italia non può pagare, quindi è costretta ad andare a prendere i dollari e tutte le transazioni, e fare tutte le transazioni commerciali in dollari. Quindi significa che noi troviamo l'Italia in una condizione di doppio debito come gli Stati Uniti, senza avere la potenza militare statunitense, senza avere accanto alla potenza militare statunitense quella che è una storia d'unione con tutti gli altri stati europei di 200 anni, e senza nemmeno avere una costituzione comune. Quindi significa che il primo stronzo che incomincia a girare fra i vari paesi europei prendendo con 100.000 euro tendenzialmente potrebbe far cadere la comunità europea e generare un sistema di bancarotte a raffica all'interno della comunità europea. Questo porta, diciamo, nel giro di 2-3 anni tutti a essere costretti, a costringere tutti gli stati europei comunque a dover ridurre il proprio tenore di vita, perché la costruzione europea, come diceva lo stesso Krugman, è una costruzione che è campata per aria, non ci sono fondamentali per tenere insieme una moneta unica, gli stati, oltretutto non c'è nemmeno mancanza di comunicazione, quindi una riforma del genere diventa necessaria, la cercheranno di spostarla avanti il più possibile, cercheranno di dirci che non ha senso unificare l'ente e i giornalisti, avremo i commercialisti che si oppongono, i notai che si oppongono all'unificazione fra la cassa avvocatizia e notarile e l'INPS, ma sarà una cosa che noi dovremmo piano piano dovremmo arrivare, e che prima o poi si arriverà, anche perché se vogliono tenere in piedi l'Europa l'unico sistema è omogeneizzare tutti i sistemi previdenziali comuni, perché poi si arriverà a un certo punto in cui tutto dovrà essere centralizzato a Bruxelles, perché non si potrà mantenere in piedi un'unione monetaria senza avere una centralizzazione dei costi. Come spieghi poi quel fatto che in Italia c'è pensione di 5.000 euro al mese, mentre arrivi di fronte su un tavolo ti trovi tedeschi, francesi, spagnoli, polacchi che ti dicono ma da noi queste pensioni non esistono, perché voi le dovete avere? Ma la razza ti giustifica comune. Però noi abbiamo anche pensioni di 500 euro, voi non le avete. Sì, appunto, dico, queste pensioni, queste persone ti vengono a dire a quel punto che la situazione siete voi la pecora nera, quindi queste razzi e scilipoti dicono che noi non possiamo, dobbiamo uscire dalla comunità europea, non dobbiamo più mantenere rapporti commerciali con gli altri stati europei, e lo stesso arrivano a pensarlo tutti quelli che prendono queste pensioni, oppure questa è una cosa che i tedeschi, siamo chiari, i tedeschi sono una massa di strozzini, l'elite tedesca, questi soldi li rivogliono. Quanto puoi tagliare i soldi a uno che prende 250 euro al mese, ma questo ti darà sempre pochi soldi, quindi questi prima o poi da qualche parte arrivano, una volta che avranno capito che i soldi, il 50% di pensioni sono quelle sopra 1.500 euro al mese in base ai dati IMSS, quando incominceranno a martellare lì, gli diranno adesso voi mettete il tetto a 1.500 euro al mese e questi soldi ce li date tutti a noi, questo è quello che incominceranno a fare, che incominceranno a martellare, perché questi soldi li vogliono. Chi ha firmato i trattati europei, chi ha firmato tutta questa cosa, lo doveva prevedere, quindi queste persone... ma quelli lì non capivano un cazzo di quello che stanno firmando. È chiaro, però allora si sarebbero dovuti informare e dovevano capire insomma quello che sta succedendo.